Il consiglio di amministrazione aveva convenuto sull'opportunità di incontrare tutte le associazioni del territorio al fine di rappresentare maggiormente il ruolo della Fondazione Santo Stefano Onlus e di ricercare assieme alle associazioni attività, priorità, modalità di lavoro al fine di raggiungere sempre di più le associazioni che volontariamente operano nel territorio per sostenere e aiutare i progetti che le stesse associazioni realizzano nel corso dell'anno. È stata una riunione ben riuscita perché erano presenti circa 80 persone, e abbiamo registrato un clima molto positivo di collaborazione e sono emerse anche alcune proposte e alcune indicazioni. Una farne tante è quella che ci hanno invitato a fare dei corsi di formazione per aiutare le associazioni stesse a aumentare i volontari e di aiutarli, vuol dire, a svolgere meglio il suo lavoro. È emersa la volontà da parte di alcuni associati di fare uno sforzo assieme alla Fondazione di mettere in rete le varie associazioni al fine di trovare economie di scale, dare maggiore servizio agli utenti e di anche fare in modo che mettendosi in rete si riducono i costi e riducendo i costi si ha anche la possibilità di intervenire sempre di più con associazioni diverse sul territorio. Allarghiamo, voglio dire, la nostra collaborazione con più associazioni rispetto alle risorse che sono sempre più limitate stante il momento di crisi che stiamo attraversando. Rispetto al giorno di ieri, la prima cosa che stiamo cercando di fare è vedere se riusciamo a costituire questo fondo per le povertà, coinvolgendo i servizi sociali, la Caritas, San Vincenzo, la Croce Rossa, e questo è uno degli obiettivi che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è dato in aggiunta a tutte le attività di raccolta fondi, crowdfunding e di bandi a sfida per poter sostenere al di fuori dalle senza voler sostituire i servizi sociali dei comuni, ma cercare di dare un sostegno alle famiglie che più hanno bisogno.